nuovo sindaco di Roseto, Mario Nunes, le sensazioni? Sensazioni indescrivibili, sicuramente una grande gioia, una grande fiducia che mi arriva da ogni parte, a 360 gradi, davvero una bella squadra, quella che ha scelto di investire il suo tempo, le sue energie e tutte le sue competenze per Mario Nunes, e io oggi mi sento sulle spalle una responsabilità importante per tutta il Roseto, per tutti i cittadini, per tutti coloro che mi hanno dato fiducia e tutti coloro che hanno scelto di non darla, perché sarà mio compito farli avvicinare ad un progetto che è per il bene della città. Un grande divario, si immaginava questo distacco? Ma sinceramente non ho fatto calcoli, perché ho visto negli ultimi giorni movimenti, indicazioni di voto che però poi avrebbero potuto e sono state usate dalla controparte come momento di scontro, dichiarazioni non date, quindi ne ho sentite di ogni. Ho cercato di isolarmi e di pensare come nei primi 3 mesi di questa campagna elettorale. Nei primi 2 mesi abbiamo pensato ai contenuti, abbiamo pensato a dire bene, a benedire il prossimo, e quindi ho cercato nel mio piccolo di non entrare in certe polemiche e penso di esserci riuscito bene. Oggi la festa, domani quale sarà la prima cosa che lei vorrà fare da sindaco? La prima cosa sarà quella di continuare a girare per le vie della mia città, di mettermi subito al lavoro, entrare nel palazzo comunale con l'idea di, come dicevamo, di ridare valore alla macchina amministrativa, e questa macchina che sarà il primo supporto di una squadra di governo che dovrà davvero vivere adesso quello che abbiamo annunciato, c'è una svolta. Ultima domanda, ha già in mente la squadra che porterà come gli assessori, comunque la squadra di giunta? Ho in mente i 94 volti dei miei candidati, all'interno di questi 94 ci sarà la mia squadra e a fianco alla squadra ci saranno gli altri candidati che saranno a supporto.